con Leandro Lilli. Dovrebbe essere così partita anche per l'ultimo giro. Sono è l'ultimo giro per la G6. Si dice Maranello, l'ultimo giro con Zaccheremo. Signora, suona la campana per la e traguardo, l'applauso di circuito per Raffaele Mosca, Unione Ciclistica Petrignano, che va a vincere con impennata la categoria Sergenti. E questo è Giovanni Cosentino, categoria allievi, Ciupoligno, che va a vincere la categoria allievi. Gara Stella per la G6 femminile, bravissima con lei, anche lei bravissima. No, questo è l'arrivo per la G6 femminile. Giada Stella e è facile fare foto, allora avanti ragazzi, ora siamo pronti per la consegna dei premi. E ora la consegna dei premi per Valentina Frigi, prima classificata alle esordienti, Mila Rossini dalle esordienti, gruppo sportivo Uciglione. L'applauso di Cerco. Per Raffaele Mosca, Unione Ciclistica Petrignana, primo classificato al secondo numero, Anna Della Spigarelli, la quinta. E questi ragazzi, queste ragazze, ora arrivo per tutti, arrivo per tutti. E questa è la categoria donna lieve. Ora ci portiamo davvero verso il traguardo, quando arriverà Raffaele Mosca. Un grande applauso allora a Giovanni Cosentino, Unione Ciclistica Famiglia, primo della categoria lievi. Secondo è un applauso per Martina Cazzari, Unione Ciclistica Città di Castello, Carmen Sabatini, Team Bati Miranda, Caris Cosentino, gruppo sportivo. I correttori della gruppo ciclismo italiana, bene. Sono più gli assenti che i presenti, eh. Rossi, tu che fai? Fai Rossanti, bravo, bravo. Mettiti il cappello. Beh, ci siamo impegnati al massimo, abbiamo richiesto una giornata d'inverno speciale e speciale è stata. Sole a volontà, al mattino c'è stato un po' di freddo secco che non fa male e quindi la giornata è stata magnifica. Beh, il ricordo per due persone straordinarie è giusto che sia straordinario. Esatto, no? Probabilmente ci hanno pensato loro da lassù, quindi il ricordo è per loro, tutto quello che abbiamo fatto è per due persone speciali che si sarebbero impegnate sicuramente se fossero stati qui e quindi ringrazio tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno collaborato, gli sponsor e bene così. Manca il 26 e poi abbiamo fatto tombola per quest'anno. Beh, finalmente. Abbiamo bisogno, hanno tutti bisogno di staccare un po', credo che anche questa stagione di ciclocross è stata molto intensa, molto partecipata, molto ben organizzata, veramente grazie alle nostre società, ai dirigenti, agli appassionati, ai partecipanti, veramente
hanno, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno contribuito a far bello anche la prossima edizione dell'Umbria Mastercross. È veramente una grande soddisfazione che ci fa ben sperare anche per il futuro, e quindi già abbiamo gettato le basi per l'edizione del 2017 per quello che riguarda il Mastercross. Ci sarà un attimo da preparare i calendari, l'attività, ma devo dire che c'è grande entusiasmo, grande voglia di fare, quindi veramente un ringraziamento a tutti quanti. Un selfie!